Ciao a tutti e bentornati in Domotics Duino, il mio canale YouTube in cui parlo di domotica e soprattutto di Open Hub. Io sono Marco e in questo video proseguiamo la miniserie relativa al protocollo MQTT all'interno della serie Open Hub in pillole e andiamo a parlare dell'attore principale su cui tutto il protocollo MQTT si basa, e cioè il broker. Abbiamo visto nel video precedente una breve introduzione al protocollo MQTT, il perché si utilizza in sistemi IoT e come può essere utilizzato all'interno dei sistemi di domotica, e abbiamo anche infatti parlato del broker e della sua importanza. Oggi iniziamo a vedere le principali installazioni del broker sui vari sistemi operativi. Quindi vedremo l'installazione del broker su Windows, su Linux e poi tramite Docker. Vedremo l'installazione del broker open source Mosquito, che è gratuito, scaricabile liberamente, e la vedremo appunto nei tre sistemi operativi che abbiamo elencato prima. Passiamo quindi alla schermata PC e iniziamo a vedere l'installazione su Windows. Eccoci sulla schermata PC e siamo sulla home page del progetto mosquito.org e da qui andiamo nella pagina di download, dove ci vengono proposte tutte le possibili download e setup che possiamo fare. Oggi vediamo l'installazione su Windows, quindi io vado a scegliere l'installazione di Mosquito 2 Windows x64, quindi la build a 64 bit. La scarico e la mando in esecuzione. Lascio tutto di default e attendo il completamento dell'installazione. Installazione classica Windows questa. Installazione completata. Andiamo adesso a lanciare il broker da linea di comando, quindi apriamo un prompt di DOS, ci spostiamo nella cartella di installazione che è programmi Mosquito. Qui dentro abbiamo l'eseguibile Mosquito che dovrebbe lanciare il broker. Utilizziamo tutte le configurazioni di default, non andiamo a personalizzare il file di configurazione perché in questo caso non ci interessa. Adesso questo lo lasciamo qui in esecuzione e testiamo tramite MQTT Explorer se effettivamente il broker è raggiungibile. Quindi apriamo MQTT Explorer, creiamo una nuova connessione, la chiamiamo local, togliamo il validate certificate, come host mettiamo localhost, lasciamo la porta di default, salviamo e connettiamoci. Ok, siamo connessi al broker, quindi vuol dire che il broker è in esecuzione correttamente e qui abbiamo un unico topic di sistema che ci dà delle informazioni di statistica, diciamo, sul broker. A questo punto possiamo fare un test, possiamo fare una pubblicazione di un messaggio in modo tale che possiamo vedere qui sul broker se effettivamente arriva. Allora, MQTT Explorer in questo caso sta facendo da sottoscrittore di tutti i topic del broker. Quindi in teoria tutto quello che viene inviato al broker con qualunque topic viene visto da MQTT Explorer. Quindi facciamo la prova sempre da linea di comando. Apriamo di nuovo il prompt di DOS. Ci spostiamo nella cartella e utilizziamo il programma che si chiama Mosquito Pub, che serve per fare la pubblicazione. -t mettiamo il topic, per l'esempio possiamo fare l'esempio che abbiamo fatto nel video precedente, e quindi cucina gas, simuliamo di essere un sensore di gas in cucina, -m il messaggio, quindi rilevamento di gas sono 90 ppm, lo invio. Non ho avuto errore, vado a vedere su MQTT Explorer, vedete che oltre al topic di sistema è apparso cucina gas con il valore 90. A questo punto posso fare un altro esempio, posso aprire un altro prompt e col programma Mosquito Sub mi posso sottoscrivere a determinati topic. Adesso non mi ricordo bene la sintassi,
quindi basta meno t topic. Ovviamente non sto specificando host, port e tutto perché il broker gira in locale rispetto a dove sto usando questi programmi, altrimenti avrei dovuto mettere l'indirizzo IP di dove sta girando il broker. Quindi lanciamo Moschitto sub, meno t, mettiamo cucina gas. Adesso questo programma dovrebbe stare in ascolto e farci vedere tutti i messaggi che arrivano su questo topic. Inviamo nuovamente un valore, in questo caso facciamo 80, e vediamo cosa succede nella finestra di sinistra. Ecco, vedete che fa vedere che ha ricevuto il valore. Se io questo valore invece lo invio su non cucina gas ma taverna gas, il mio sottoscrittore del topic cucina gas il messaggio lo ha ignorato. Invece l'MQTT Explorer, che riceve tutti i messaggi, oltre a ricevere cucina gas, riceve anche taverna gas. Quindi possiamo considerare l'installazione conclusa con successo, e quindi per chi volesse installare Moschitto su Windows, alla fine con due clic è tutto fatto. Ovviamente poi ci sono tutte le opzioni di configurazione che permettono di personalizzare il broker in esecuzione, come ad esempio inserendo username e password per fare una connessione autenticata e non permettere a chiunque di connettersi al broker, che in un ambito di rete locale come potrebbe essere un sistema di OpenHub è poco significativo. Mentre dovesse esserci la necessità di fare un broker pubblico su internet o qualcosa di comunque raggiungibile dall'esterno, mettere username e password potrebbe essere una buona prassi. Detto questo, per questo video mi fermerei qua. Abbiamo visto quindi l'installazione del broker MQTT Moschitto su Windows, degli esempi di controllo dell'installazione, quindi per vedere che il broker è effettivamente in esecuzione correttamente e i messaggi vengono instradati correttamente. Nei prossimi video vedremo la stessa installazione però fatta sul sistema operativo Linux, su OpenAbian, che praticamente è la stessa cosa, e poi vedremo l'installazione su Docker. Per adesso vi ringrazio se siete arrivati fino al fondo di questo video e per chi vorrà ci vediamo al video prossimo. Ciao a tutti!